questo atto noi chiediamo una conversione degli inceneritori toscani esistenti e autorizzati in via di realizzazione in impianti di gestione a freddo dei rifiuti per il loro recupero e il loro riciclo. Non possiamo che tenere in considerazione la costante diminuzione dei rifiuti prodotti urbani. Con un buon piano regionale potremmo fare molto di più. Sappiamo che dove viene attuato la raccolta porta a porta, la differenziata raggiunge livelli superiori al 70%. E visto lo stato dell'arte dell'inceneritore di Casa Passerini che è stato autorizzato, noi vogliamo cogliere questa opportunità, questa occasione, perché siamo in tempo di rivedere quel tipo di impianto. Convertiamolo in impianto a freddo per il recupero e il riciclo dei materiali. Assi Viari di Lucca. Abbiamo presentato un'interrogazione scritta perché come gruppo del Movimento 5 Stelle Toscana vogliamo vederci chiaro sul procedimento adottato per avere poi il finanziamento per realizzare questi assi viari. Benché noi siamo stati sempre critici su questa grande opera e valorizzando sempre di più piccole opere strategiche che servono a migliorare la viabilità di Lucca. Appena ci arriverà risposta da questa interrogazione, faremo sapere se c'è il via libera, se ci sono i soldi, se questo progetto ha seguito l'iter adeguato, onde evitare sprechi e onde evitare devastazioni di territorio che non sarebbero assolutamente gradite, soprattutto in un periodo storico dove il dissesto idrogeologico è sempre sui giornali. Siamo per l'ennesima volta di fronte a una grande azienda che ha sede anche in Toscana che va a ridurre il personale a effettuare dei tagli proprio nel settore della ricerca e dello sviluppo. In questo caso si tratta della svedese Ericsson, che ha una sede a Pisa, al CNR in San Cataldo e a Genova. Per questo stiamo facendo un'azione congiunta insieme con i regionali liguri e con il nazionale affinché si attivi innanzitutto un tavolo di crisi con la regione toscana, che è quello che chiediamo con la nostra mozione che andremo a presentare a questo consiglio, e soprattutto si dia conto della cosa inaccettabile che nel 2014 è stato fatto un protocollo con la regione toscana per il quale la regione stessa ha dato all'azienda 7 milioni di euro per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato e adesso si trova a distanza solo di 2 anni di fare dei tagli proprio in quel settore. Noi chiediamo spiegazione di questo e soprattutto chiediamo che vengano scongiurate riduzioni occupazionali sul territorio pisano. Ci siamo recati all'Isola d'Elba dove abbiamo incontrato il comitato Porto Comune di Marciana Marina. Sono state manifestate le perplessità dei cittadini in merito a quelle che sono le opere di ampliamento del porto che porteranno ulteriori problematiche ambientali e di erosione delle spiagge vicine come quella di Brocchio e di Sant'Andrea. Stiamo seguendo passo per passo insieme a Gianarelli questa pratica. Noi, 5 consiglieri, insieme alla senatrice Sara Faglini, ci siamo recati a Viareggio. Abbiamo commemorato in una processione la tragedia del 29 giugno del 2009, dove 33 cittadini, 33 persone inermi che dormivano nelle loro case sono state uccise da questa tragedia, da questo incidente ferroviario. Dobbiamo assolutamente fermare la prescrizione che porterà a un niente di fatto nella ricerca e nella condanna dei responsabili di questa tragedia. Questa settimana ribadiamo per l'ennesima volta come la sanità toscana rischi davvero di andare in frantumi. Abbiamo 3 o 4 riflessioni da proporre. Chiusura estiva di un presidio dove vengono fatte le radiografie in Lucchesia. È una cosa incredibile. Marlia, distretto sociosanitario, servizio radiologico, regime assolutamente non ridotto, zero, per i mesi estivi, con grosse problematiche per i cittadini. L'interrogazione in corso. Elisoccorso, i soggetti che si preoccupano di portare negli ospedali, cioè professionisti, anestesisti e quant'altro, che salgono sull'elicottero, quando scendono non hanno riferimento alcuno e devono loro poi portare i malati dentro le parti ospedaliere, sottraendo personale in caso di necessità, ma in un'organizzazione che fa acqua da tutte le parti. Infine, lo stralcio di dicembre della controriforma in parte viene portato in regione in maniera assolutamente contraddittoria e ne dibatteremo in consiglio. Che cosa stiamo facendo oggi? Noi non vi stiamo dicendo che abbiamo risolto i problemi della Toscana.
con 120.000 euro di stipendi restituiti in meno di un anno dai nostri consiglieri regionali, 100 defibrillatori acquistati per strutture e impianti che sono sportivi, che sono di recupero sociale, che sono di incontro sociale. Non vi stiamo dicendo che abbiamo risolto i problemi di questa regione, noi vi stiamo raccontando la nostra idea di paese con una testimonianza ben precisa. Di certo in Europa io non conosco forze politiche che tagliano i propri stipendi e con quegli stipendi fanno partire nuove imprese. A proposito, siamo arrivati a circa 2.000 imprese, oltre 2.000 imprese in Italia, con i soldi del microcredito e degli stipendi dei parlamentari. Nessuno ci credeva, oggi è una realtà. Ieri mattina ho visitato un negozio in Puglia, ne ho incontrato un altro a Brindisi. Ci sono giovani e meno giovani che stanno aprendo un'attività di lavoro con i soldi dei nostri stipendi. Qui ci sono dei consiglieri regionali che salveranno probabilmente la vita a qualcuno con questi defibrillatori, però noi vogliamo che questo sia chiaro: noi non ci sostituiamo allo Stato, noi vogliamo avviare un nuovo modo di essere Stato in questo paese.